Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Nutrizione Consapevole. Oggi parleremo di un argomento molto attinente nel nostro canale. Come sapete, parliamo sempre di alimentazione consapevole abbinata comunque a tutti i tutorial e a tutti i video sul fitness. Questo perché? Perché l'alimentazione e lo sport sono due argomenti che vanno a braccetto, quindi in qualche modo l'uno non esclude l'altro, ma anzi insieme sono una vera e propria forza. Perché alimentazione e sport vanno sempre di pari passo? Perché lo sport, come sappiamo, è un'attività che se fatta in modo costante migliora il nostro stato di salute, ma anche la nostra costituzione fisica, quindi avremo un miglioramento sia dell'apparato cardiovascolare, dell'apparato respiratorio, ma anche e soprattutto della nostra composizione corporea e quindi miglioramento della massa muscolare con un potenziamento e resistenza ed elasticità del nostro muscolo e allo stesso tempo una riduzione della massa grassa. Ma questo non è possibile se non seguiamo una corretta alimentazione. Infatti, se abbiamo un allenamento costante, ma l'alimentazione è ipercalorica, ad esempio, quindi eccediamo nelle calorie che consumiamo effettivamente, vedremo che i risultati fisici stenteranno ad arrivare. Infatti, miglioreremo sicuramente tutto il nostro aspetto di salute per quanto riguarda la resistenza, per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, ma allo stesso tempo non riusciremo a perdere i chili in più o il grasso in eccesso. Quindi è molto importante mantenere sempre un giusto introito calorico nel momento in cui svolgiamo un'attività fisica al fine di migliorare la nostra composizione corporea e ridurre il peso se in eccesso. Questo è il caso in cui abbiamo un'alimentazione in eccesso, ma abbiamo anche il caso totalmente opposto, quindi un'alimentazione in deficit. Quindi tutte quelle ragazze, soprattutto quelle donne che fanno tanta attività fisica, anche a volte in eccesso durante la settimana, quindi senza dare i giusti tempi di recupero e di riposo al nostro muscolo e al nostro corpo e che tendono a ridurre completamente la loro alimentazione, quindi avere un'alimentazione con calorie molto basse, quindi con un introito calorico giornaliero molto basso e allo stesso tempo eliminare alcuni alimenti. Spesso parliamo della convinzione che il carboidrato faccia ingrassare, quindi mi ritrovo sempre a vedere delle persone che al fine di dimagrire aumentano di tanto l'attività sportiva e riducono drasticamente l'introduzione calorica e soprattutto eliminano alcuni cibi, tra cui, come abbiamo detto, i famosi carboidrati. Questo è un caso ancora più dannoso, a mio avviso. Perché? Perché andiamo a introdurre comunque principalmente alimenti di origine proteica e vegetali che vanno benissimo, ma ricordiamo sempre che la quota proteica deve essere mantenuta in base al nostro fabbisogno e mai in eccesso, e allo stesso tempo non andiamo ad inserire il carboidrato che in qualche modo è quel nutriente che ci permette di far crescere il muscolo, quindi quei famosi mattoncini che ci permettono la crescita muscolare e oltre a questo ci dà anche tanta energia per svolgere con la massima performance il nostro allenamento. Cosa succede se effettuiamo un'alimentazione eccessivamente ipocalorica e nello stesso tempo aumentiamo di tanto l'attività fisica, magari ricorrendo anche a un'attività fisica totalmente aerobica, proprio perché abbiamo la convinzione che bruci di più i grassi? Succede che il nostro corpo va in una situazione di allarme, quindi riceve meno nutrimento e nel lungo termine non solo andrà a ridurre il metabolismo basale, quindi inizierà a bruciare meno e questo ci porta poi, bruciando meno, a accumulare anche peso e quindi avere più difficoltà nella riduzione del peso, ma allo stesso tempo utilizzerà anche la massa muscolare, quindi non solo i grassi, come fonte energetica. Quindi in qualche modo diventa estremamente controproducente svolgere tanta attività fisica e non introdurre il giusto introito calorico e i giusti nutrienti. Ma vediamo nello specifico i due casi. Quindi la prima domanda da porsi è: qual è il mio obiettivo? Voglio incrementare la massa muscolare e quindi crescere anche di peso, perché come sappiamo nel momento in cui incrementa la massa muscolare comunque anche il nostro peso varia, oppure voglio dimagrire e mantenere un corpo tonico e asciutto. Bene, quando abbiamo risposto a questa domanda, quindi abbiamo identificato il nostro vero obiettivo, i piani alimentari e i piani di allenamento sono spesso e volentieri totalmente diversi. Quindi vediamo che nel primo caso in cui vogliamo incrementare
aumentare la massa e quindi mantenere comunque un peso più alto rispetto a quello di partenza, e questo capita soprattutto a molti ragazzi, dovremmo sviluppare un'alimentazione principalmente ipercalorica rispetto al mio fabbisogno, in modo tale che il nostro corpo ha maggiori nutrienti e maggiore disponibilità di nutrienti per l'incremento e la crescita del muscolo, e sviluppare il nostro allenamento anche su un allenamento estremamente strutturato in cui si ha una stimolazione molto importante fatta soprattutto da un carico maggiore rispetto a un allenamento invece che ci permette solo di tonificare. Nel secondo caso invece, se vogliamo avere un dimagrimento che ci permetta comunque di mantenere una certa tonicità, ed è la cosa che consiglio sempre nel momento in cui si fa una dieta di dimagrimento, quindi non fare esclusivamente la dieta priva appunto di attività fisica, ma far sempre una dieta insieme all'attività fisica sin dall'inizio. Questo perché? Perché il dimagrimento sarà sicuramente più facilitato, quindi vediamo che incrementando con l'attività fisica il nostro dispendio calorico riusciremo a perdere i chili in eccesso in tempo anche più breve, ma allo stesso tempo andremo proprio a trasformare quella che è la nostra composizione corporea, quindi andremo a migliorare la massa muscolare o comunque mantenere una certa tonicità del nostro corpo e allo stesso tempo avere un dimagrimento più stabile e più sano nel lungo termine, quindi con un metabolismo che non si abbassa, e quindi il nostro corpo riesce sempre ad avere una costante metabolica che ci permette di bruciare anche nel lungo termine. In questo caso dobbiamo avere un'alimentazione lievemente ipocalorica, quindi non ridurre drasticamente le calorie, perché come abbiamo visto precedentemente ridurre drasticamente le calorie ci porta ad un abbassamento dell'attività metabolica, e allo stesso tempo avere un allenamento invece che si sviluppi in modo diverso rispetto a quello per la crescita muscolare. Infatti in questo modo, avendo un allenamento costante ma senza un sovraccarico importante, riusciremo a dare una giusta stimolazione al muscolo per mantenere la propria tonicità senza incrementarne la massa. Entrando nello specifico dell'alimentazione, che è il mio settore, vediamo che un'alimentazione per incrementare la massa muscolare, quindi per l'ipertrofia, rispetto ad una per il dimagrimento sono totalmente diverse. La cosa che voglio ricordare è che nelle giornate di allenamento la quota calorica è lievemente superiore, quindi ricordiamoci sempre di vedere l'alimentazione non solo nella singola giornata, ma tenendo in considerazione tutta la settimana. Quindi il dimagrimento o il risultato muscolare lo avremmo nella settimana e nei mesi, non solo nella giornata singola. Quindi, per quanto riguarda la quota calorica e i nutrienti che dovremmo inserire nella giornata di allenamento, sicuramente dovranno essere meglio bilanciati e più definiti appunto per l'allenamento che andremo ad effettuare. Però allo stesso tempo, nelle giornate successive o comunque di riposo, ricordiamoci di non ridurre troppo o drasticamente la quota calorica, ma mantenere sempre un equilibrio dei nutrienti e soprattutto mantenere la quota calorica del nostro fabbisogno. Un piccolo appunto che voglio fare è che fare un'alimentazione per l'ipertrofia, quindi per la crescita muscolare, non vuol dire mangiare in modo scorretto, quindi non possiamo solo aumentare le calorie inserendo qualsiasi tipo di alimento, soprattutto junk food o comunque cibo spazzatura, ma diamo sempre priorità agli alimenti sani, ben bilanciati e soprattutto freschi. In questo modo riusciremo sicuramente ad avere una composizione corporea migliore, quindi evitare di incrementare eccessivamente la massa grassa, ma preservare una buona massa grassa di base, che come sappiamo deve essere preservata, ma allo stesso tempo migliorare e facilitare la crescita muscolare e quindi avere una composizione corporea sicuramente migliore. Questi sono solo alcuni aspetti e alcuni piccoli consigli che riguardano un macro argomento, secondo me, quindi l'alimentazione e lo sport. Naturalmente ci sono tantissime casistiche da individuare, da valutare e di cui potremo parlare nei prossimi video, quindi io vi ricordo di scrivermi sempre i commenti e le vostre domande e chiedermi tutto ciò che volete sapere, in cui parleremo nei prossimi video. Ciao!